Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista. Acerbo, come mai qui in piazza Limonda oggi? Beh, noi ci siamo sempre da 21 anni, come eravamo a Genova 21 anni fa, per dire no alla globalizzazione neoliberista, al G8, di cui ricordo faceva parte anche Vladimir Putin. Gli oligarchi dell'est e dell'ovest che contestavamo 21 anni fa adesso si fanno la guerra tra di loro. È qualcosa che avevamo previsto, questo modello di sviluppo fondato sul profitto sta facendo risorgere il nazionalismo, sta distruggendo i diritti sociali, svuotando la democrazia e conducendo il pianeta verso la catastrofe ecologica. Quindi essere qui è un modo per dire che la lotta continua, per non dimenticare Carlo e quelle giornate, e anche per dire che oggi bisogna resistere, bisogna ricostruire un'unità popolare come quella che portammo sulle strade di Genova nel luglio 2001, perché abbiamo finora perso ma avevamo ragione, con quelle ragioni dobbiamo riprendere la lotta. Ecco, oggi tra poco apriremo uno striscione con su scritto Mario Draghi no grazie, perché sembra tutto l'establishment che sia unito intorno al banchiere. Noi diciamo che la maggioranza degli italiani e delle italiane oggi non è rappresentata da forze politiche che fanno la guerra, privatizzano e precarizzano il lavoro. Ecco, noi siamo qui perché non dimentichiamo quelle giornate. Allora, c'è ancora repressione del dissenso dopo Genova 2001? Cavolo, stamattina ero qui a Genova, come in tutta Italia, ai presidi organizzati dal SICOBAS e dall'USB contro gli arresti decisi ieri dalla procura di Piacenza, che hanno colpito 8 compagni lavoratori, militanti sindacali, con un teorema che criminalizza l'attività sindacale. Viene definito estorsione organizzare i lavoratori per ottenere migliori salari e migliori condizioni di lavoro. Viene considerato attività criminosa portare avanti la lotta sindacale. La repressione continua, il sistema politico è sempre più blindato al servizio del grande capitale e delle logiche di guerra. Per questo che noi diciamo che c'è bisogno di una coalizione popolare dei lavoratori, delle lavoratrici, degli ambientalisti, di chi ha altri valori che sono quelli della Costituzione, perché la politica è blindata intorno a scelte che vanno contro l'interesse della maggioranza popolazione. Grazie. Grazie a te.